siamo alla serata conclusiva della 7ª edizione di Vivi il Medioevo a Brienza. Sono con il presidente dell'associazione Musica Vita Mia. Come è andata questa edizione? Allora, questa edizione mano a mano è cresciuta tantissimo nell'arco degli anni, quindi questa edizione si è superata con l'aggiunta di vari gruppi provenienti da tutto il meridione d'Italia e con l'aggiunta, come vedete alle mie spalle, di gruppi musicali che rievocano proprio la musica medievale e quindi ci fanno rivivere insieme a noi quello che volevamo fare con il nostro progetto di Vivi il Medioevo, cioè entrare nel nostro borgo bellissimo di Brienza e attraversare l'epoca, passare nell'epoca medievale. Una parata chilometrica quest'anno, quante comparse ci sono state? Allora, se pensiamo a tutti e due i giorni, parliamo di scarso 700 comparse, quindi suddivise nell'arco dei due giorni sulle 350 comparse della serata. Provenienti un po' da tutto il meridione. Esatto. Stiamo riusciti con l'associazione culturale Musica Vita Mia a crearci molti amici che fanno le stesse rievocazioni nostre e ogni anno ci chiedono di venire a Brienza perché il borgo di Brienza è uno dei più bei borghi che esiste nella nostra Basilicata. Quest'anno so che ha partecipato questa manifestazione anche a un concorso per un possibile premio. Sì, questo è vero, siamo stati scelti per la nostra... Esatto, siamo stati scelti fino a dicembre, se ci votate possiamo essere premiati in campo nazionale come progetto leader di queste manifestazioni storiche. Si pensa già alla prossima edizione? Allora, noi già siamo pronti per la prossima edizione, anzi colgo l'occasione per farvi un invito. Siccome questa rievocazione si succede tutti gli anni, il primo weekend d'agosto, vi invito perché quest'anno è stato bello, l'anno prossimo teniamo altre cose in cantiere, quindi aumenteremo sia le comparse sia la qualità delle comparse e vi faremo rivivere veramente insieme a noi Vivi il Medioevo a Brienza, quindi venite tutti a Brienza, vi aspettiamo perché oltre ad avere un bel borgo abbiamo un popolo accogliente che vi aspetta a braccia aperte per farvi vedere che è il proprio paese e l'amore che sta dando verso il proprio paese. Grazie mille. Buonasera.